il diritto al voto è sicuramente uno dei più grandi vanti per quanto riguarda i diritti civili all'interno del nostro paese, che come ben sappiamo è una repubblica democratica. Troppo spesso però si lotta per qualcosa e quando quel qualcosa riusciamo ad ottenerlo ci dimentichiamo anche della sua importanza. E proprio per questo ti chiedo, tu sai perché il voto è fondamentale? Scopriamolo in questo video. Partiamo dalle premesse. Mi preme fare questo video perché il 25 settembre 2022 si andrà al voto per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Questo significa, almeno in base a quando questo video verrà caricato, che non manca molto tempo al voto. E vi ricordo quindi che si voterà questo giorno dalla fascia oraria che va dalle 7 di mattina alle 11 di sera. Ebbene, credo che sia importante, fondamentale, spiegare sia tutto quello che ha a che fare con queste elezioni o comunque le cose più importanti, e sia perché il voto è fondamentale e perché è importantissimo, a detta mia, andare a votare. Detto questo, parto subito da qualche tecnicismo, ma prometto che non sarò noioso, non mi annoierò e sarò conciso. Di norma si va a votare ogni 5 anni, eppure facendo i calcoli qualcosa non torna. Infatti, se tutto fosse andato come previsto, gli italiani sarebbero andati alle urne nel 2023, ma siamo nel 2022. Qualcosa non va. Sorge spontanea quindi una domanda: perché c'è stato questo cambio di programma? Tutto deriva dalla situazione attuale, però è inutile parlarne troppo, perché l'hanno già fatto due ospiti che ho portato sul mio canale nella live in cui parliamo appunto di elezioni politiche, che trovate caricata tutta sul mio canale. Preferisco quindi dare nuovamente la parola a loro per farvi spiegare al meglio sia come siamo arrivati alla situazione odierna, sia come il voto è arrivato in Italia. Armando, a te la parola. Ciao a tutti ragazzi, innanzitutto ci tengo a ringraziare Angelo per avermi ospitato qui nel suo canale. Io sono Armando Pirro e oggi vi parlerò di come è possibile che il governo Draghi sia caduto e come siamo arrivati a votare il 25 di settembre. In questo discorso è importantissimo precisare l'importanza della fiducia. La fiducia è quella cosa su cui un governo regge, che viene fatta per l'appunto tra il governo e il Parlamento, nella fattispecie con la maggioranza del Parlamento. Un meccanismo che può venire a rompersi sia dalla parte del Parlamento che dal governo stesso, come è successo con Draghi. Di fatto Draghi ha fatto una cosa molto particolare: c'era un decreto legge chiamato DL Aiuti che doveva essere per l'appunto approvato e su cui aveva posto la questione di fiducia. Quindi, nel caso in cui i partiti della maggioranza del Parlamento non avessero votato il decreto legge, ciò avrebbe significato per Draghi una sfiducia, quindi un venir meno del rapporto di fiducia. Fu così che Conte, primo su tutti, aveva votato di no ad alcuni punti di questo DL Aiuti, e che per Draghi dunque ha significato una mancanza del rapporto di fiducia, quindi ha deciso di rassegnare le dimissioni, perché per Draghi il governo non poteva andare avanti senza i 5 Stelle. Dimissioni prontamente rifiutate da Mattarella, e quindi Draghi in un secondo momento ha parlato, si è esposto alle Camere per vedere se si poteva trovare una nuova fiducia parlamentare. Però oltre a 5 Stelle anche Lega e Forza Italia per l'appunto hanno votato di no a rinnovare la fiducia, e quindi il governo è caduto perché non c'era più una maggioranza che poteva sostenere il governo Draghi. Quindi in queste circostanze può succedere che il Parlamento, che in genere dura 5 anni il mandato dei parlamentari singoli, questo mandato venga interrotto prima, perché di fatto il Parlamento attuale è stato eletto nel 2018, quindi il mandato di 5 anni è da terminare l'anno prossimo, nel 2023. A seguito di queste circostanze, Presidente Mattarella ha sciolto le Camere anticipatamente e quindi si andrà a votare in maniera precoce un anno prima, nel 2022. Una circostanza che può avvenire quando non si riesce a trovare un nuovo premier che possa soddisfare, su cui possa concorrere la maggioranza parlamentare. Ho parlato anche troppo e adesso passo la parola al nostro Dario. Prima di dare la parola a Dario, però, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con i miei video, e adesso può parlare anche Dario. We'll be right back.
Il voto rappresenta il diritto politico per eccellenza. In Italia, nel nostro paese, per un lungo periodo il diritto di voto era concesso soltanto agli uomini, con delle determinate condizioni sociali e con un'età superiore ai 21 anni. Nel 1918 è stata data la possibilità a tutti gli uomini, a prescindere dalla loro condizione sociale e con un'età superiore ai 21 anni, di poter recarsi alle urne per esprimere il loro diritto di voto. Successivamente all'esperienza del fascismo e con la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945 il diritto di voto è stato finalmente esteso anche a tutte le donne. Infatti, il 2 giugno del 1946, quando gli italiani si sono recati alle urne per esprimersi nel referendum tra monarchia e repubblica, quella è stata la prima occasione nella quale tutti i cittadini, uomini e donne, hanno espresso il loro diritto di voto. Successivamente, con l'entrata in vigore della nostra Costituzione nel 1948, venne sancito all'articolo 48 che il voto è un qualcosa di personale, libero e segreto, e che il voto non è soltanto un diritto, ma è anche un dovere civico. La particolarità è che dalle prossime elezioni tutte le persone potranno essere elettori della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. E questa è una novità, perché fino alla scorsa tornata elettorale gli elettori del Senato della Repubblica potevano essere soltanto quella fascia di popolazione che avesse un'età superiore ai 25 anni. Infatti, da queste elezioni, tutti gli elettori, ovviamente con un'età superiore ai 18, potranno recarsi a votare sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica. Detto questo, ripasso la parola ad Angelo. Infatti, come ha detto, il voto rappresenta il diritto politico per eccellenza, che però non è mai stato, da sempre almeno, una prerogativa del popolo. Infatti, storicamente parlando, ci sono sempre stati tre tipi di governo fondamentali: la democrazia, la monarchia e l'aristocrazia. Ebbene, negli ultimi due tipi, la possibilità di prendere decisioni sulle sorti del proprio paese non era qualcosa che poteva fare il cittadino attraverso il voto, ma era qualcosa che poteva fare solo chi ha il potere, che quindi controllava tutto il resto della popolazione e che prendeva ogni singola decisione. In democrazia però le cose cambiano. Il voto diventa quindi un diritto del cittadino, un vanto del cittadino, sarei dire. Infatti, solo grazie al voto libero si può dire che è il popolo che regna sovrano e non che il potere appartiene solo ad uno come monarchia o a pochi come in aristocrazia. In pratica, quindi, il voto permette a tutti noi di avere la libertà di espressione circa le nostre idee, circa le nostre preferenze politiche e poi, come comunità, ci dà anche la possibilità di esprimere quelle che sono le nostre preferenze come gruppo, quindi come comunità, in base alle nostre esigenze. Con noi intendo ovviamente la maggioranza dei votanti. E quindi concludo facendovi fare un'ultima riflessione. Perché è così importante votare? Perché tutto quello che succede all'interno del nostro Stato è quello che potenzialmente potrà migliorare o peggiorare le nostre vite nel paese in cui viviamo. Quello che succede, succede attraverso le decisioni del popolo. Scelte e decisioni del popolo che sono veicolate attraverso una cosa sola: il voto. Il voto in pratica è la nostra voce, il nostro sforzo a vivere in un posto sempre migliore e a cambiare le cose se questo dovesse essere necessario. Ma se dovessimo invece astenerci dal voto, questo vorrebbe dire non far sentire la propria voce e non cercare di migliorare la nostra condizione. Finiremo in balia degli altri e degli eventi, ma questo nessuno lo vuole, giusto? E quindi votate, votate, votate. Fate sentire la vostra voce attraverso quella crocetta che il 25 settembre 2022 siete tenuti a mettere su quel foglio. Ricordo che per votare dovrete presentarvi alle urne nel vostro comune di residenza, ovviamente, come ho già detto, il 25 settembre 2022, della fascia oraria che va dalle 7 di mattina alle 11 di sera. Vi ricordo ovviamente di portare con voi i vostri documenti e la vostra tessera elettorale. Io spero che questo video sia stato utile e che vi abbia fatto riflettere. E noi, come al solito, ci vediamo sabato prossimo. Ciao a tutti!